Buonasera a tutti, sono Christopher, benvenuti di nuovo in questa nostra diretta. Oggi abbiamo due persone veramente speciali, persone che hanno una persona in particolare che ha segnato proprio la storia, mentre una Barlady favolosa, bravissima, che ci sta accompagnando questa annata molto particolare. Stiamo parlando nello specifico di Nicola Fabbri. Ciao Nicola, benvenuto, buongiorno. E poi abbiamo con... Buonasera a tutti. Buonasera, e abbiamo anche con noi un altro personaggio molto amato soprattutto dall'Italia. Stiamo parlando di Adriana. Ciao Adriana, molto piacere. Ok, e poi oltre a questo abbiamo anche in compagnia tra poco una giornalista esperta del nostro settore, la più amata, la più conosciuta di tutti. Stiamo parlando di Nicole, che entrerà con noi tra pochissimo. Nel frattempo do il benvenuto sia a Nicola, quindi dottor Fabbri precisamente, e ad Adriana, la new entry in diciamo casa Fabbri dopo la Legge Arena 2019. Come state passando questa annata un po' particolare? Lascio la parola prima a lei, dottor Fabbri. Ma come vedi, la sto passando in tutta in casa perché guardavo la fotografia che hai messo come copertina, dove come mio solito ero vestito con, diciamo, spero, eleganza, creatività, eccetera, eccetera. Io ho tutte le mie cose ben conservate dentro l'armadio perché, ahimè, passo molto del mio tempo in telelavoro, come molti dei miei collaboratori, da casa. Quindi aver ricominciato, anzi, no, scusa, essersi rimessi a cercare dopo l'estate, in cui avevamo pensato che, insomma, prima o meno sarebbe finita, o comunque sarebbe stata un autunno un pochino meno preoccupante di quello trascorso, della primavera trascorsa. Invece, ahimè, le cose sono ritornate come prima e forse peggio di prima. E quindi si ricomincia a lavorare da casa, a lavorare con questa scatolina davanti, questo schermo in cui trovi tanti amici e in cui si parla di tutto, si lavora. E si azzerano quelle distanze che invece me avevano fatto la vita, perché io, come sai, noi ci siamo incontrati in tanti posti del mondo, ho dedicato la mia vita ai viaggi, all'esplorazione, soprattutto dell'Oriente, degli Stati Uniti, e lì, ahimè, il mio posto in prima fila in Lufthansa ancora è vuoto. Assolutamente. Adriana, invece te cosa stai facendo adesso in questo periodo tanto vuoto? Da super successo che era partito al blocco, chiaramente, no? Chiaramente di tutto questo sistema. Ma in realtà mi sono reinventata, nel senso che io personalmente non sono mai stata una persona molto tecnologica e ho imparato invece a utilizzare la tecnologia, tecnologia che mi ha portato a creare un format assolutamente nuovo su una nuova piattaforma, Ergo Twitch. Quindi sono diventata una streamer e porto il mondo del bar a casa di 1600 iscritti e 150 abbonati ogni giorno dalle 21:30 in poi. Ed è un Bravissima. progetto a cui io tengo veramente tanto perché, cioè, secondo me in realtà è proprio il gesto di reinventarsi in questo momento. Ovviamente ci sono miliardi di difficoltà anche per chi mi segue, quindi avvicinare comunque un pubblico anche di persone che non è abituato a bere responsabilmente o a bere bene. Quindi sto cercando di creare questo feeling anche se a distanza. Su questo nuovo progetto su cui sto lavorando veramente tanto con uno staff anche di grafici e di persone che mi seguono sotto ad ogni step, in poche parole. Certo, bravissima, veramente bravissima. Ecco, approfitto adesso per introdurvi la nostra amata giornalista Nicole Cavazzuti. Ciao Ciao ragazzi, Nicole. scusate, ho avuto un contrattempo con il computer. Voi mi sentite? Sì, Sì, Nicola. sentiamo bene. Anche Nicola, fantastico. Allora, ho sentito Christopher che vi chiedeva un po' come stesse vivendo questo periodo.
Io vorrei parlare direttamente, vado un po' più sul netto delle novità. E ovviamente Nicola, direi che tu mi devi raccontare un po' che cosa sta facendo Fabbri. Ho due cose in mente, parlo di bottiglie e parlo poi di pasticceria, così lancio. Allora, tu segni subito come al solito nel centro immediatamente. Dunque, nonostante quello che dicevo prima, cioè che si lavora da casa, il motore non si è mai fermato. Noi continuiamo a lavorare, l'azienda continua a perseguire i programmi e i progetti e quindi, come hai voluto sottolineare, abbiamo realizzato la bottiglia da litro della gamma di liquori che usciranno dalla premiata distilleria Gennaro Fabbri, che riapre. Allora, tu sai che noi nasciamo come distilleria nel 1905, poi abbiamo fatto tantissimi liquori, poi per una serie di eventi storici, culturali ed economici abbiamo smesso di produrre liquori e anche di importarli alla fine degli anni 70. Oggi ricominciamo, abbiamo ricominciato qualche anno fa con Maren Dry, che era proprio un'etichetta del passato. Era un liquore a base di amarena, comunque con un profumo di amarena a base di brandy, ma secco. Noi l'abbiamo reinterpretato, riformulato ed è diventato un bitter. E ma da ce l'hai la anni... bottiglia? Nicola, la faccio vedere, la bottiglia di un litro. Ce l'hai? Vuoi che io non ce ne abbia una a casa? Adesso allora dobbiamo fare un vuoto, perché la vado a prendere, intanto passo la parola ad Adriana. Quindi... Eccola, Adriana. Buonasera Nicola. La domanda che stavo ponendo a Nicola, tu sicuramente sei informata in quanto lady amarena e quindi rappresentante italiana di Fabbri nel mondo. Cosa vuoi aggiungere rispetto a questa iniziativa di ripresa, di recupero di ricette antiche? Io ho sempre in realtà, nel mio piccolo ovviamente, Nicole, puntato su questa azienda e ho sempre detto una cosa, la Fabbri non è soltanto un'azienda con un marchio, per quanto mi riguarda mi ha veramente stravolto e cambiato totalmente la vita e ho trovato un appoggio anche in questo momento, cioè loro comunque, pur avendo tutte le difficoltà che hanno tutte le aziende italiane, hanno non soltanto continuato a lavorare, ma anche puntato, ok, su delle persone, tra cui io. Quindi non posso che esserne assolutamente contenta e ringraziare sempre per tutto quello che hanno fatto nei miei confronti. Vedo che è tornato Nicola con la bottiglia. Adriana, tu l'hai trovato? Il prodotto l'hai usato? Il Maren Dry assolutamente sì, e tra l'altro lo utilizzo ogni sera praticamente, e diciamo che credo veramente tantissimo in questo prodotto, ho fatto diversi twist e lo utilizzo spesso in un sacco di ricette e tra l'altro sto iniziando pure un nuovo progetto di food pairing in cui cerco di abbinare drink e food, perché ogni volta fondamentalmente nelle dirette ho persone che realmente non sono un bartender, quindi l'abbinamento anche da casa, ok, porta fondamentalmente un po' di gioia tendenzialmente alle persone, imparare qualcosa di nuovo. Quindi sì, l'ho utilizzato tra l'altro per ricette storiche, tra cui ho fatto spesso boulevardier con Maren Dry, che consiglio assolutamente, oppure anche un Maren Dry sour fatto con la salvia, e piccole cose, piccoli cambiamenti, rimanendo sempre però con una ricetta storica e tenendo fondamentalmente la linea Fabbri, perché fondamentalmente si valorizza quando si utilizza bene su un drink storici. Quindi sì, assolutamente l'ho provato, è l'odore poi tra l'altro, ma ovviamente poi sembra... Adriana, se non sbaglio, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ecco, Adriana, se non sbaglio, il drink che ti ha portato sul podio e a diventare Lady Amarena 2019-2020 aveva proprio una base di Maren Dry, giusto? No, però lei se lo ricorda, perché spesso ho portato in realtà nuove ricette quando mi ospitate agli eventi sempre soltanto con Maren Dry, quindi per questo mi si ricorda. No, zero. Cioè... Allora pensavo anch'io, Nicola, il famoso twist del...
Mint Julep, che era buonissimo. Era buonissimo, ma tu eri in Giulia, quindi te lo ricordi bene. Quello che diceva Adriana è verissimo, come dicevo prima, noi non ci siamo fermati e nel frattempo abbiamo rivoluzionato l'azienda, ci siamo reinventati. Tu devi dire che noi siamo purtroppo, o per fortuna, o per merito, abituati a passare di generazione in generazione. Ogni generazione ha avuto la sua. Dei momenti catastrofici. Ricordati che noi abbiamo trascorso 2 guerre mondiali, abbiamo vissuto la crisi del 29, quella degli 80, quella dei 90, quella dei 2000, abbiamo vissuto il terrorismo in Italia, le barricate, l'austerity, e quindi non siamo nuovi ad affrontare cose del genere, e abbiamo dei sistemi che probabilmente non sono scritti, ma sono nel DNA della famiglia. Abbiamo dei programmi pandemici, ecco, per quelli che lo Stato ancora non ha fatto, ma che invece noi ce li abbiamo naturali. Abbiamo rivoluzionato l'azienda, abbiamo rivisto tutta la struttura commerciale, abbiamo fatto ovviamente dei tagli, ma anche degli investimenti, quindi, e l'investimento sulle persone è l'investimento più importante, perché Adriana ha la fortuna di essere Lady Amarena per 2 anni e forse lo sarà anche per 3, perché Lady Amarena ritorna nel 2021, e questa è un'anticipazione che ti do, perché stiamo proprio in questo momento definendo le ultime cifre del budget. Quello che doveva succedere nel 2020, cioè, perché abbiamo deciso di renderla biennale, quindi sì. Siccome è un concorso che sta crescendo moltissimo e che sta avendo un grande successo in tutto il mondo, abbiamo deciso di dedicare 1 anno al svolgimento dei concorsi in tante nazioni del mondo, in cui si eleggono le Lady Amarena locali, nazionali, che poi porterà a una finale l'anno successivo, in cui invece si farà la selezione di quella italiana e la finalissima internazionale. Quindi Adriana, mi sa che tu rimarrai ancora per 2 anni Lady Amarena, quindi è una responsabilità importantissima che non succederà, spero, a nessuna più nella storia, e quindi tu sarai ricordata come la più longeva Lady Amarena della storia del concorso. Quindi complimenti, tu sei molto brava. Guarda, io te l'ho scritto, ma adesso lo dico pubblicamente. Tu sei l'incarnazione della donna che mi piace e che piace a un'azienda come noi. C'è una ragazza molto giovane, molto determinata, molto libera, ma professionalmente molto attenta. Quindi hai una capacità di comunicazione invidiabile. E quindi sei perfetta come nostra testimone, e quindi ecco perché continuiamo a lavorare insieme. Sono molto contento di lavorare insieme a te e che tu continui a rappresentare questa tiara di brillanti veri. Vedo, vero? Di sì, che sono sì. Quelli che ho messo. Assolutamente. Sì, posso anch'io confermare che ogni volta che vedevo, diciamo, lei come special guest durante le fiere, le manifestazioni di Fabri, effettivamente trasmetteva una grandissima energia, anche emozione, perché lei stessa, come la conosco, era emozionata ogni volta che saliva a fare un drink, e questo in realtà creava un effetto proprio meraviglia per tutti. Ecco. Allora, dottor Nicola Fabri, prima stavi parlando appunto del discorso che sta cambiando un po' la distribuzione e la comunicazione. È nata questa bottiglia in maniera diversa che ci stai mostrando in questo momento. Come mai avete cambiato format?
Bella. No, no, l'abbiamo cambiato in effetti. Il format doveva essere questa. Questa è la bottiglia originale dei liquori Fabbri, che appunto nacque con il Marianne Dry alla fine degli anni 50 e contenne tutti i liquori che dal Marianne Dry poi producemmo, addirittura la Sambuca, l'Amaro, tante cose. E oggi, quando abbiamo ripreso l'idea di creare un liquore, eravamo molto, molto, molto accorti, perché dopo una vita spesa a produrre liquori e dalla dolorosa decisione di dover interrompere questa storia, dopo un po' di anni ricominciare, insomma, è stata per noi una fonte di apprensione. Quindi abbiamo detto: proviamo e vediamo come va. Ma dato che la risposta del mercato è stata entusiasmante, allora abbiamo voluto completare l'opera e dare al Marianne Dry, che è la sua bottiglia, la bottiglia che nasce appunto insieme a lui negli anni 50, che ha questa forma bellissima di shaker sì, continentale, e che insomma, mi piace pensare sia stata curata anche in un certo senso mio nonno, quindi è un modo di trasmettere l'orgoglio alle prossime generazioni. E poi ovviamente questo ci ha confermato il fatto che la distilleria ricomincia a funzionare. Adesso io vi faccio vedere una cosa, ecco, così solamente. No, non vale. Questo è il massimo che io vi faccio vedere, anche perché questa è la novità del prossimo anno. Non sarà lanciato all'inizio del prossimo anno, perché è un prodotto che è un po' speciale, e quindi lo vedremo nella seconda parte dell'anno. E piano, chi mi segue ha visto già che io l'ho provato a casa, e quindi in una mia diretta c'è. Benissimo. Invece, per quanto riguarda l'azienda, come sta cambiando il modo di comunicare con le persone, soprattutto in questo momento? Questa è una domanda anche per te, Adriana. Come stai cambiando i tuoi format in questo momento? Noi da tempo abbiamo trasferito sul web e la maggior parte degli investimenti legati alla comunicazione. Pensiamo che, come tutti oggi, questo media sia quello più diretto, quello più sartoriale, lo chiamerei sì, sartoriale, proprio perché si può adattare al target preciso, selezionando anche le persone alle quali vuoi parlare. Quindi è molto più mirato, chirurgico, e quindi su questo stiamo puntando moltissimo, con tutte le nostre facce, perché Fabbri, voi lo sapete, ha molte facce: ha quella della pasticceria, della cocktaileria, del Christian, tu sei un testimone, il mondo del caffè, e poi c'è il grande mondo del consumatore, del consumer. Che quest'anno, proprio quest'anno, è stato il mondo che ci ha salvati, perché con ahimè il blocco del mondo dell'Oreca, quello che ha continuato a funzionare egregiamente è stato proprio il consumer, che ha confermato il fatto di volere avere comunque un prodotto Fabbri in casa anche durante il lockdown. Anzi, è stato forse importante avere un piccolo momento di dolcezza portata da Fabbri. Quindi social, website, mini siti di tutti i generi, perché tu sai che noi lavoriamo in tutto il mondo, e quindi abbiamo in ognuna delle nostre sedi c'è un gruppo che lavora appunto su questo tipo di comunicazione. In Cina, negli Stati Uniti, in Germania, in Sud America, sia in Argentina che in Brasile.
stiamo dedicandoci a questo e ovviamente Adriana e le persone come Adriana sono le nostre testimoni, sono le persone con le quali, attraverso le quali anche noi parliamo. Perfetto, super esaustivo. Nicole? No, aspetta, prego, Adriana, lascio la parola a te. Grazie, grazie Christopher. Tu hai fatto una domanda ad Adriana, lasciamola rispondere, poi torno indietro sulla pasticceria io. Quindi Adri, in parte tu hai risposto prima perché raccontavi della tua attuale impegno con i social. Mm-hmm. E cos'altro hai cambiato? Cosa puoi raccontarmi sui cambiamenti di approccio tuoi un anno fa, oggi? Allora, sicuramente è cambiato il mio modo di comunicare, perché non mi sono, cioè prima comunque di questa esperienza mi ero sempre rivolta comunque quando parlavo di drink a bartender, quindi utilizzando anche un linguaggio di comunicazione specifico o professionale tendenzialmente, no? Quando poi ti ritrovi realmente davanti il consumatore finale, che non è un bartender, devi cercare di comunicare la tua passione, ok? Cercando di far capire quello che realmente stai facendo, utilizzando anche un linguaggio più comune. Ed è quello che sto provando, ripeto, a fare ogni giorno. E per dire, anche la stessa mia mamma ha imparato, ok, piano piano, dei termini specifici, ok, sul drink e sul bar. Quindi, numero uno, sicuramente il linguaggio e la comunicazione l'ho reso molto più accessibile a persone che non fanno questo mestiere. Ciò non implica però semplificare quello che sto facendo, ma semplificare soltanto, ok, quella linea di comunicazione fra il consumatore e la diretta interessata, che in questo caso sarei io. B, mi sono aperta maggiormente, quindi ho cercato fondamentalmente sì sempre di comunicare la mia emotività e la mia emozione, ma perché come si fa a non essere emozionati quando si rappresenta un'azienda con quest'orega del genere e si parla di quello che si ama fare? Cioè, è impossibile. Però ho cercato fondamentalmente di trasmettere appunto il concept di bere responsabilmente e di spiegare alle persone cosa significa bere bene, che non è bere tanto, è appunto bere bene. Quindi ho provato veramente a cambiare completamente il mio mood, il mio approccio nei confronti delle persone che non fanno questo mestiere. Ecco. Brava. Senti, Nicola, torno indietro. Facciamo questo flashback. Tu oggi parlavi adesso, Fabri, anche legata alla pasticceria. Prima ancora ti chiedevo una novità riguardo i prodotti e ce ne hai parlato. Un'altra riguarda un connubio, no? Fabri, pasticceria. Questo nasce proprio dal momento di lockdown in questa primavera. Ho pensato che... ho letto un articolo interessante in una rivista specializzata americana in cui facevano un parallelismo fra il pasticcere e il bartender e vedevano quante caratteristiche questi due professionisti hanno in comune. E in effetti, pensandoci, approfondendo la cosa, è stata come, diciamo, un'illuminazione. Allora ho proposto ai miei di lavorare su questo concetto ed è nata una bellissima iniziativa che si chiama Due Volti per la Stessa Passione, che si sta dipanando. Adesso nella prima parte dell'anno è stato fatto un pochino più artigianalmente, facevamo queste dirette un po' quasi goliardiche fra la casa di Bruno Van Danne, che con la suocera che stava facendo il casatiello, e lui che preparava un drink che si abbinasse bene. Oggi invece le cose sono un pochino più strutturate e abbiamo delle uscite regolari, mensili, sia diciamo su un organo di stampa specializzato che online e ovviamente cose fatte un pochino più professionalmente, ma la base esiste sempre un concetto sul quale io non voglio trasgredire e non voglio spostarmi. Non esiste, a me non piace la parola pairing, perché la parola pairing dà una classifica, cioè dà immediatamente una qualche cosa che viene fatta per un'altra. E invece il mio concetto è che pasticcere e bartender siano due professionisti
della stessa qualità, esattamente identica, e che insieme, io nel mio sogno era quello di mettere in atto questa cosa nei ristoranti, insieme possono creare un dolce o un prodotto di pasticceria salata e un drink che nascano l'uno per l'altra, cioè che siano veramente un connubio di sapori che altrimenti non potresti provare tu consumatore, tu cliente. Dico che sarebbe il sogno mio di questo progetto, era quello di metterlo in atto in un ristorante, perché mentre all'estero vediamo moltissimi ristoranti, soprattutto nel mondo anglosassone, in cui c'è il bar dove addirittura tu come prassi prendi un aperitivo prima che il tavolo sia preparato e pronto ad accoglierti, in Italia questa cosa è molto meno frequente, sebbene vedo che stanno incominciando ad aggiungere il bar in certi ristoranti che insomma hanno spazi troppo grandi e vogliono sfruttare meglio il costo per metro quadrato o comunque dare una proposta interessante ai propri clienti. Quindi mi piacerebbe ritornare un giorno a vedere un servizio al tavolo a carrello con il pasticcere che termina un dessert e il bartender o il sommelier che nell'80% dei casi è anche bartender, realizza il cocktail nato per quel dessert proprio davanti al cliente. Sarebbe un modo per giustificare un prezzo del pasto che soprattutto nel futuro sarà sempre più difficile mantenere. Ma tu non hai parlato dei protagonisti, scusami, poi ti lascio. Sì. Ma qua i protagonisti chi sono, a parte Fabbri? Perché mi hai detto Van Zano nella fase numero uno, adesso? Ma dunque, adesso il prossimo sarà Gianni Cocco, Bruno Van Zana, ci sarà Fiorani, il pasticcere, c'è stato Elmi. Ci saranno persone sempre più interessanti, sempre, poi no, non posso svelare il futuro perché abbiamo un'edizione, spero che venga, perché ci stiamo lavorando adesso, sono due protagoniste molto importanti, quindi abbiamo per marzo, per l'edizione di marzo, una edizione tutta in rosa con due bombe atomiche di questa professione italiana, che ovviamente non fai neanche un accenno iniziale. Non posso dirlo perché è una cosa che stiamo costruendo diplomaticamente in questo momento, però sono due amiche mie molto molto care che conosco da moltissimi anni e che mi piacerebbe vedere lavorare insieme, perché credo che verrebbe fuori un sogno di brutto. Bellissimo quello che si vede nei tuoi occhi quando esprimi diciamo queste nuove iniziative. Tra l'altro leggevo anche dei bellissimi commenti su di te e anche su Adriana, e tra l'altro mi hai fatto tornare in mente un ricordo all'estero di appunto questo connubio tra dolce e drink, no? Quindi ero, se non sbaglio, al Kempinski Hotel, all'Onda Cocktail Bar, dove praticamente mi avevano fatto proprio provare questo connubio particolare, che è stato effettivamente, quella volta là era stata la mia prima volta ed ero rimasto ovviamente meravigliato, quindi credo molto in questa iniziativa. Volevo sentire anche il parere chiaramente di Adriana, visto che prima iniziavi a citare appunto questo paragone tra food e beverage, questi esperimenti. Cosa ne pensi te di abbinare il dolce col mondo naturalmente anche dei drink, quindi pasticceria e drink? E ripeto, è una cosa su cui in realtà sto imparando molto e sto anche puntando molto, perché se ci pensi, Gri, fondamentalmente la gente parla spesso magari di programmi televisivi a base cucina, però se ne parla pochissimo per quanto riguarda il bar. Quindi in realtà il filo, ok, conduttore fra il cibo
il buon cibo e il buon drink potrebbe essere veramente la accoppiata fondamentalmente vincente. Di cui però aggiungo una cosa, è bellissima l'idea e adoro il fatto di abbinare comunque un drink e un piatto con un connubio unico per contrasto o per magari tipicità del prodotto. Quindi se vado a utilizzare, per dire, ho degli elementi italiani, vado a utilizzarli anche sul drink. Ci sono veramente tantissimi modi per abbinare drink e food. Però è veramente una cosa molto, molto difficile. Infatti sono molto contenta che comunque il dottor Nicola sta prendendo appunto dei big, tendenzialmente. Io ho pure capito chi sono le due ragazze, cioè immagino, perlomeno. Vabbè, questa è un po' stata dopo. non lo dico. Però sì, è veramente molto difficile e anche noi bartender dovremmo aprirci maggiormente al rapporto con pasticceria o in generale col mondo della cucina. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo e potrebbe essere veramente un nuovo avanzamento, un nuovo progresso per il mondo del bar e per il mondo ovviamente anche della cucina. Sentite, ecco, vedi, scusatemi Christopher e Nicole. Noi dobbiamo, dicevo prima che noi ci siamo ridisegnati e credo che tutti si dovranno ridisegnare nel prossimo anno, diciamo, parliamo di primavera perché l'autunno è sempre un momento un po' buio e l'inverno. Ma per il prossimo anno ognuno di noi dovrà rivedere le proprie abitudini, il proprio lavoro, il modo per affrontare una nuova normalità. E questo ormai è fuori di dubbio. Io ero uno di quelli agli inizi che diceva no, ritornerà tutto come prima. E invece oggi mi rimangio quello che dicevo. Non ritornerà tutto come prima, sarà diverso. Credo sarà migliore, perché nei momenti in cui ci sono questi diluvi universali che coinvolgono tutto il mondo, per salvarsi, per ricominciare, per ritornare a vivere, bisogna mettere le cellule grigie, come diceva Poirot, in funzione. Quindi sono convinto che le cose andranno meglio. Proprio perché anche l'economia non sarà proprio così allegra e frizzante, il mettersi insieme professionisti di buon livello per dare una nuova sensazione ai propri clienti, secondo me, credo che potrebbe essere la migliore espressione della banalità che dice che l'unione fa la forza. Assolutamente. Tu volevi fare una domanda, perché io volevo chiedere una cosa poi legata alle tendenze, ma prima ci stavamo sovrapponendo. Stavo anche ragionando proprio su tutto questo concetto, di tutto questo momento, no? Effettivamente, prima stavo ragionando su Adriana, dal concetto di questo abbinamento food e beverage, di quello che trovo all'estero e di quello che vedi in Italia, e sicuramente c'è un gran lavoro, anzi, mi piace molto l'impostazione che dà anche Fabri dal punto di vista delle drink list, chiamiamole così, che proponete ai locali dal punto di vista commerciale. Questo io noto, che quando si entra nei locali ed effettivamente hanno già delle proposte sotto al naso, tra virgolette, questo dà un vero e proprio... danno tante idee innovative chiaramente ai locali, delle proposte che magari uno non si immagina, non ci ragiona su più di tanto, e ha già subito la ricetta fatta da dei professionisti. Quindi questa trovo che sia effettivamente una grande idea vincente, soprattutto quando si propongono ai locali appunto anche dei nuovi prodotti. Ricordo anche Mare & Dry, all'inizio sembrava una cosa strana, particolare, un bitter, boh, non lo so se è buono o non è buono. In realtà io stesso, quando l'ho utilizzato in giro
e soprattutto anche a fianco di drink list che si davano ai locali, effettivamente poi quando hanno capito il concept hanno detto wow, finalmente un bitter diverso rispetto a quello che c'è in commercio, no? Detto ciò, io lascio a te la parola, Nicole, così in modo tale che possiamo continuare. Allora, due curiosità. La prima, legandomi al concetto di tendenze e di necessità di rinnovamento. Già prima dell'emergenza Covid, dagli Stati Uniti arrivava con prepotenza il concetto di pre-batch, Nicola ed Adriana. Pre-batch sia dietro al bancone, sia per le aziende, per cui sappiamo benissimo che il pre-batch può essere fatto in distilleria, quindi con le accise pagate la possiamo distribuire ovunque, oppure facciamo un pre-batch che usiamo per delivery o per velocizzare il servizio. Prima domanda a Nicola Fabbri. Nicola, voi avete in mente di creare qualcosa in pre-batch, di distribuire qualcosa sul mercato appunto ready to drink? No, è un pensiero che ci è passato, ma crediamo che non sia il... Noi abbiamo un altro concetto. Noi siamo fornitori prima di tutto, come diceva Christopher, di idee e siamo consulenti del barista o del bartender. Tu ricorderai che agli inizi di quest'anno, proprio al SIGEP e ancora prima all'OST, lanciamo questa idea della Italian Way, ti ricordi? E cioè la rielaborazione di tutte queste consuetudini di aromatizzazione del caffè che abbiamo incontrato, del tè o del caffè che abbiamo incontrato nel mondo, rivista, corretta, ridisegnata con il gusto italiano. Ecco, questo è il compito che noi ci siamo dati, quello di dare, di trasmettere ai nostri clienti delle idee che loro possono personalizzare e rendere proprie e far diventare uniche per i loro locali. Il pre-batch è senz'altro una cosa che noi suggeriamo, ma per uno scopo diverso, che era quello proprio del delivery. Oggi e domani il progetto delivery delle aziende più avanzate, dei bar più innovativi, rimarrà, oggi è nato per bisogno e rimarrà in futuro, quindi non sono proprio dei pre-batch, ma sono dei cocktail in bottiglia che vengono poi portati a casa. Credo che questo sia diventerà una parte del futuro dei nostri esercizi, e lo è già all'estero e in Italia, che è un pochino più lenta nell'adeguarsi alle tendenze internazionali, succederà comunque molto presto. Oggi abbiamo distribuito proprio per quest'inverno un catalogo di ricette che ha riveduto, corretto e controllato l'amico Vittorio Agosti, che voi conoscete bene, ma che sono state create dai nostri bartender in Cina. Quindi sono ricette a base di tè, di tanti tipi di tè, a base di anche di liquori, di mandrai ovviamente, di questa crema che noi abbiamo lanciato l'anno scorso, che ha fatto scalpore, ma che purtroppo non ha potuto vedere una grande distribuzione quest'estate, ma è veramente deliziosa, una crema di ricotta che va a toppare questi drink a base di tè o addirittura a base di birra. L'idea dello spritz è stata una cosa che è stata accolta con grandissimo entusiasmo, ma ahimè poco messa in pratica quest'estate per evidenti motivi. Quindi tutte queste idee, che sono assolutamente molto efficaci, secondo me avranno un buon sviluppo nel prossimo anno. Per il pre-batch direi che noi ancora dobbiamo uscire con diversi nuovi liquori, tipo quello che facevi vedere prima. Adri,
tu che rapporto hai con Drink the Batch? Allora, io dirò una cosa un po' impopolare, probabilmente, quindi ovviamente questa è una mia idea. Io non sono molto d'accordo, né soprattutto l'utilizzo all'interno del locale, nel senso che se fatto per necessità, ergo, ho 1000 persone davanti, siamo come sempre in sottonumero, ok, quindi magari ci ritrovo 2 persone, quindi 2 bartender con diverse persone, allora capisco l'utilità, ok, dei pre-batch all'interno di un locale. Però di base utilizzarli secondo me un po' elimina il romanticismo e l'emozione, la mano stessa, se non vogliamo vedere tutto questo romanticismo come lo vedo io, ok, dal drink, quindi non sono molto, molto d'accordo. Per l'azienda sì, sicuramente è un nuovo modo di reinventarsi da un lato. Dall'altro lato, secondo me, toglie troppo, ok, quell'idea di artigianalità, ok, del bartender e del drink, poi di fondo. Quindi capisco la necessità, però non amo avere questa visione, ecco. Mi espongo così. Prima parto con te e poi vado a Nicola, sto giro. Siamo a circa 40 minuti, quindi stringiamo. Questa è una domanda un po' più personale. Adri, quali sono le tue ambizioni da donna e da bartender? Anzi, barlady, scusami. Diciamo che nell'ultimo anno in particolare sono cambiate moltissime le mie ambizioni, anche a livello personale, in realtà. E in primis mi piacerebbe veramente tanto, ok, continuare a dimostrare che le donne al banco valgono, e questo purtroppo mi rivolgo anche a situazioni stessi, fra colleghi, a tutto quello che comunque ne circonda. Quindi mi piacerebbe fondamentalmente continuare a dimostrare, ok, che il mondo del bar è aperto anche alle donne, numero uno. Numero due, e quindi questo è anche riguarda in realtà anche a livello personale. E numero due, mi piacerebbe continuare a migliorare sia a livello professionale che a livello comunicativo per arrivare poi di fondo sempre al consumatore. Io ho visto, per esempio, in questo anno che ero veramente troppo distante da persone che non fanno questo lavoro. E questo lo dico a tutti i miei colleghi, per dire, faccio un esempio, durante le dirette su questa piattaforma nuova, spesso mi chiedono, Adri, ma mi spieghi esattamente perché un drink costa tot? Questa è una domanda, ad esempio, che sembra banalissima per persone del settore, ma che non lo è per niente. E questa è la domanda di qualsiasi cliente che arriva fondamentalmente al bar, apre la drink list, la chiude e se ne va. Perché tendenzialmente non capisce, ok, quanto fondamentalmente quel drink abbia un suo costo. Quindi andare a spiegare, ok, a una persona che non è del settore anche questo argomento è una cosa assolutamente fondamentale sia per i locali, quindi a livello economico, ok, sia per le persone stesse, perché è lì rientra fondamentalmente l'abbinamento di food e drink. Perché se non ti stupisci fondamentalmente di comprare una tagliata di carne a un certo prezzo, ok, non ti dovresti neanche stupire di pagare un drink al prezzo che merita. Però ovviamente questo cosa porta? Che la persona che deve essere informata su perché quel drink costa tanto. Che poi realmente è questa la motivazione. Quindi voglio crescere sotto questo punto di vista e voglio sempre diventare maggiormente cliente per far sì che io stessa riesca a spiegarmi sempre nella migliore maniera. Questa è una crescita personale che auguro veramente sia a me stessa che a tutte le persone del bar. Bello. Io mi associo, chiedo scusa solamente Nicole, chiedo a Nicola in questo caso, visto che comunque stiamo parlando anche di imprenditoria, cosa ne pensa a tal proposito di quanto detto da Adriana? Cioè, vediamo spesso tanti locali che utilizzano prodotti più svariati, ma effettivamente, come dice Adriana, spesso notiamo che anche gli stessi imprenditori, titolari dei locali, non hanno idea, in questo caso, di quale sia il drink cost, no? Alla fine. Cosa suggerisci in questo caso ai titolari? Di cosa fare in questo caso? Intanto, come battuta,
Vi volevo dire, ecco perché Adriana è la nostra testimone, perché è una ragazza intelligentissima. Noi abbiamo da sempre cercato di insegnare ai nostri clienti a tenere i conti specifici del costo dei loro drink, tant'è che abbiamo creato proprio ultimamente un catalogo di proposte e ognuna di queste ha il suo food cost, quindi specificato con anche l'energia, insomma, che è legata al costo, quindi è assolutamente importante. Mi piace e credo sia giustissimo quello che fa Adriana di spiegare ai clienti, a quelli che sono i clienti dei bartender, il perché un aperitivo costa 8, 6, 15, 12 euro. Deve essere spiegato senza nessun coinvolgimento, diciamo, emotivo di nessun tipo, deve essere assolutamente una cosa oggettiva. Perché in un bar di periferia lo stesso cocktail può avere un costo diverso da quello che ha questo cocktail in un bar del centro, perché i costi legati alla gestione di questi locali sono diversi e quindi è assolutamente non c'è un tentativo di furto o di inganno, c'è un tentativo di recupero dei costi con i margini necessari. Quindi questo è un tipo di messaggio che deve essere dato in maniera asettica e molto, molto precisa, ma credo che sia giustissimo, anzi aiuterà molto a costruire la credibilità dei nostri bartender. E poi ti dico una cosa, io sono stato sgridato proprio all'ultima edizione di Lady Amarena dalla giudice inglese, perché mi ha detto che non si deve più chiamare Lady Amarena perché è un diciamo, non sono Adriana stessa ha detto, non siamo bar lady o barman, siamo tutti bartender, quindi bisogna chiamare bartender anche le donne, perché se no è una cosa che non va bene. Non è politically correct. Ok, noi non siamo politicamente corretti, lo sai, Nicola. Io comunque Lady Amarena continua a chiamarsi Lady Amarena fin quando io non mollo. Poi dopo chi verrà dopo di me la chiamerà come le pare. Esatto, condivido. Senti, per concludere una domanda, Nicola. Rispetto a quello che vedo fare da altre aziende del mondo dei distillati, degli spirits, ovvero palline di Natale, calendari alcolici dell'avvento, vari gadget che comunque portano i prodotti con un formato diverso, una veste diversa in casa. Qualcosa del genere lo state progettando magari per Pasqua e non per Natale? No, tu sai che abbiamo questa collaborazione con molte altre aziende di primaria importanza con le quali facciamo dei prodotti in co-marketing, quindi avrete visto, assaggiato, spero anche assaggiato il panettone alla Marina Fabri di Cova o le caramelle, le caramelle alla Marina alla Menta Fabri. Quindi noi continuiamo ad espandere sia in Italia che all'estero questa collaborazione con diverse altre aziende della nostra stessa statura per diffondere sia il gusto che il nome Fabri. Una novità bellissima è la kombucha che è stata lanciata negli Stati Uniti proprio da pochissimi giorni. È una kombucha alla Marina Fabri, un'immagine spettacolare che ti manderò e che sta avendo un grandissimo successo. Quindi ecco, noi non facciamo poi... è nata, ma anche questo l'avete visto dai miei social, è nata la Baby Amarena, che è una piccolissima confezione da 5 amarene che è perfetta per l'avancassa, è perfetta per i buffet
della creazione post-Covid. È perfetta per chi vuole farsi un aperitivo in due e che non vuole comprare un vaso intero, oppure non se la ricorda più, la vuole assaggiare e poi magari spero che vada a comprare da una chilo e due. Però ecco, questa è un'altra, è un altro modo per arrivare a tutti. Nicola, quando ci vediamo al bar di sera, secondo te, dopo le 8, dopo il 18? Oh, io penso che con l'inizio della primavera, verso febbraio-marzo. Anch'io. Tu ancora, Adriano? Ancora sì. Gennaio e febbraio lo dobbiamo dimenticare. Dobbiamo pensare a vaccinarci. In febbraio e marzo ci dobbiamo vaccinare tutti. Oh, ragazzi, è stato molto bello vedervi prima di Natale. Sto bene. Vi ringrazio. Cri, che dici? Lasciamo i nostri ospiti. Io direi che siamo stati più che esaustivi. Tra l'altro ho visto anche un sacco di complimenti. Adriana, sei nel cuore degli italiani, perché potremmo anche concludere con questo messaggio, no? Adriana rappresenta il ponte tra professionisti e curiosi. La seguo da poco e ho conosciuto il suo percorso professionale da poco. Ha una naturalezza nel fare quasi timida. Impressionante azzerare il gap tra una professionista e una persona che si avvicina a questo mondo, almeno a livelli di consapevolezza. Siamo davanti a una pioniera dell'informazione ed è davvero bravissima a farlo. Certo. Brava, grazie. Brava, brava, brava. Bravo Nicola, quindi, sempre esplosivo e vulcanico. Cri, grazie di tutto, come sempre. Grazie a tutti voi, grazie di essere stati con noi. Auguri. E ci vediamo con tutti gli altri nostri ascoltatori alla settimana prossima, ok? Bacio, bacio. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie. Ciao.